Nel precedente processo io ho poi fatto riferimento a un'altra indagine svolta dalla direzione investigativa AFIA successivamente a Olimpia e ho fatto riferimento alle operazioni Oceano e Nagasaki. È un'attività di approfondimento investigativo svolto dalla DIA immediatamente dopo le stragi. L'informativa di cui parlo è la numero 544 del 24 gennaio del 1994. In questo contesto sono state approfondite le capacità operative dell''ndrangheta e dei collegamenti con altre organizzazioni di tipo mafioso, con richiamo tra i tanti ai Barbaro Papalia di Platì, ai Sergi residenti a Corsico e Buccinasco, ai De Stefani Merti Condello e Serraino, a collegamenti tra i pregiudicati Menenti Franco, esponente della banda della Magliana, Lauro Giacomo, Vernaci, Giuseppe, Aldo Pardo, a vario titolo attenzione nel contesto avversivo degli anni 70 ed incisi sull'omicidio del giudice Occorsio, richiami a Giorgio e Paolo De Stefano e ancora a Genovese Zerbi, detto Fefè, e a Rocco Lessi, a collegamento tra De Stefano e Cosa Nostra attraverso Nitto Santa Paola. Ma in quell'informativa si è parlato anche dei rapporti noti tra il sistema criminale e forze illegali di diversa estrazione, Alicio Gelli alla massoneria deviata, agli ambienti delle destre eversiva e a una ipotesi separatista. In modo più dettagliato da quell'informativa, era riferito al relativo allegato 16 che era stato depositato, che a riprova della sussistenza dell'unità di intenti, che appare saldare l''ndrangheta calabrese a Cosa Nostra siciliana, è stato rilevato che Riccardo Modeo, legato ad Anna Condia, al punto di chiedergli di provvedere alla sua organizzazione tarantina, lo sbando, a causa del suo stato di detenzione, è stato elevato al rango di crimine, ovvero capofamiglia ufficialmente riconosciuto dall''ndrangheta da un esponente di Papalia di Milano, di cui si è parlato in precedenza. Ancora da quell'informativa, nel formulare una serie di richieste di intercettazioni, era stato anche chiesto di sentire Maurizio Abbatino, collaboratore di giustizia, in relazione ai pregressi rapporti tra esponenti del clan De Stefano e della banda della Magliana, tra cui Italo Urbani. Sull'agenda di Giorgio De Stefano, sequestrato in occasione del suo arresto avvenuto in data 15-10-86, risulta annotato Re Bibbia, Urbani Gianfranco, Sesta Assise, Quinta Tribunale. Quindi questo è il motivo per cui già ai tempi già nel 1985, da altri approfondimenti che erano stati effettuati e che poi nuovamente attualizzati nel 1994, immediatamente dopo delle stragi, si era fatto riferimento a questa importanza presunta di Domenico Papalia nel contesto che stiamo esaminando. Ovviamente non mi soffermo sulle sue dichiarazioni. C'è l'imputato Filippone Rocco Santo che chiede di rinunciare al prosieguo dell'udienza. Va bene, Non si sente bene. ne prendiamo atto, d'accordo. Invieremo attraverso l'ufficio matricola l'atto sottoscritto dall'interessato. Va bene, grazie. Possiamo così. Anche lei. Grazie. Prego. Allora, a un certo punto della verbalizzazione di Romeo, si farà riferimento ai collegamenti dell''ndrangheta con dei potentati massonici, un tema che è già stato ampiamente investigato all'interno del processo Gogda, e facendo riferimento a una collocazione di vertice di un congiunto del generale Delfino, che sarebbe stato sovraordinato a soggetti del calibro di Don Stilo e di Peppe Morabito, inteso trio dritto. Tolto quanto già emerso agli atti di Gotha, altri elementi sono stati desunti da altri procedimenti penali e in particolare dal processo a carico di Carlo Maria Maggi per la strage di Brescia. È interessante approfondirlo perché quello che
farà riferimento Romeo, è una sorta di parallelismo tra quello che è il braccio armato fatto dall''Ndrangheta e quello che invece sono i cervelli dell'organizzazione, da intendersi i soggetti di vertice della criminalità, e tra cui ovviamente Papalia e i Delfino, e soggetti della massoneria. Dal procedimento penale numero 003/08 RG della Corte di Assise di Brescia a carico di Carlo Maria Maggi più altri è presente l'escussione di Giacomo Lauro resa il 4 febbraio del 2010. Ho già fatto riferimento all'utilizzo di esplosivo della nave Laura C che sarebbe stato poi trasferito a Brescia. In questo contesto si farà riferimento espressamente all'esistenza di logge coperte all'estero, a cui sarebbero stati interessati il generale Delfino, Vittorio Canale e Antonio Nirta, detto Tony Due Nasi. Leggo un piccolo frammento degli atti del processo. Viene domandato a Lauro: il Nirta disse che sperava di riuscire a cavarsela in ordine all'imputazione per omicidio, per il quale, come già riferito, si era procurato un alibi falso in Francia. Sì, domanda. Aggiunse che in caso positivo avrebbe potuto ricevere appoggio e assistenza da Francesco Delfino in Libano, credo dalle parti di Beirut, dove quest'ultimo era. Continua l'esame del pubblico ministero. Dunque, aggiunse che in caso positivo avrebbe potuto ricevere appoggio e assistenza da Francesco Delfino in Libano, credo dalle parti di Beirut, dove questo era riuscito a fare riconoscere dal Grande Oriente alla massoneria, lui la chiamava così, logge de Segas o Segasse. Per tale motivo il Nirta suggeriva, anche, mi scusi, no, è la risposta, questa non è una domanda. Quindi aggiunse se in caso positivo avrebbe potuto ricevere appoggi e l'assistenza da Francesco Delfino Libaro, credo dalle parti di Beirut, dove questo era riuscito a fare riconoscere dal Grande Oriente della massoneria, lui la chiamava così, Loge de Segas o de Segasse. Per tale motivo il Nirta suggeriva anche a me di sistemarmi in Libano. E poi c'è tutto il discorso su questa loggia, se lo ricorda, quindi il pubblico ministero sta riformulando una esternazione che in precedenza aveva fatto Lauro. Lauro risponde, sì, perché prima di questi fatti, e la Corte lo può riscontrare, questo è il bello delle mie affermazioni, in Libano c'era stato Vittorio Canale, quando ai tempi di Felice Riva, quel finanziere che scappò. E quindi voi controllate come Vittorio Canale di Reggio Calabria, compagno mio nelle avventure e disavventure della bomba al treno, della rivolta di Reggio Calabria, fratello di Pasquale Canale, del medico che curò Giorgio De Stefano, eccetera, è stato in Libano. Quindi domanda il pubblico ministero, questa storia della loggia fatta riconoscere da Delfino in Libano, sì, me ne parlò lui, ora non ricordo nemmeno. Nirta Segassi, non mi ricordo, come ha detto lei ora. Quindi, in riscontro alle affermazioni fatte da Romeo sull'esistenza di un collegamento della criminalità organizzata della Locride con la massoneria, abbiamo rilevato che da altre dichiarazioni confluite nel processo riguardante la strage di Brescia, Delfino, assieme a Canale, di cui abbiamo già parlato, e assieme a Antonio Nirta Due Nasi, che è la persona che era vicina al generale Delfino anche per attività di informazione e che era stata identificata in via Fani il giorno del sequestro di Aldo Moro, sarebbero stati presenti in questa loggia de Segas in Libano.
a un certo punto della deposizione, della, delle dichiarazioni. Leggo soltanto la parte che, di cui che è stato oggetto di riscontro. Il collaboratore dice: perché Paolo Sergi era un tipo un po' così, scrivo, non si lasciava andare più di tanto con i discorsi. Mi disse che l'avvocato Lupis lo aveva usato per il trasporto di valuta, riciclava dei soldi l'avvocato Lupis e che doveva aggiustare un processo a Torino. Riporto sempre un'altra parte che sarà oggetto di espresso riscontro. Dallo studio dopo ci siamo spostati a casa di questo parroco, prete, non so cosa era, è lui, è nel centro di Torino, vicino, è lì vicino a questa abitazione c'è un bar che l'avvocato Lupis frequentava spesso. Ancora, sono andato a prendere l'avvocato Lupis all'aeroporto di Milano con il Mercedes di Paolo, quindi eravamo già nel 1989. Ancora più avanti, parlando di Sergi, lui mi ha detto, digli che non c'è nessuno qua, sono andato, gliel'ho detto tante volte a Ciccio, mio fratello, di lasciarlo perdere, a questo che è uno zanzone, questo avvocato della Svizzera, perché noi abbiamo, noi abbiamo l'avvocato Lupis e lui ci basta, per qualsiasi problema, per portare soldi, se ci sono processi, per qualsiasi cosa, lui ci basta. Quindi, soffermandoci adesso su due temi, avvocato Lupis è un sacerdote che si trovava a Torino. Nella precedente posizione ho fatto riferimento all'omicidio di Ludovico Di Gato e a una relazione sullo stato delle indagini che era stata redatta dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria. In questo contesto era stato fatto riferimento a Cafari Vincenzo, persona legatissima a Ludovico Di Gato, persona che sarebbe stata segretaria particolare di esponenti della politica del periodo, originario di Ferruzzano, ho fatto riferimento al fatto che la loggia Zefiria è a Ferruzzano, e che sarebbe stato il titolare della Primavera Assicurazioni e della Intercontinentale Assicurazioni. Da altri approfondimenti abbiamo verificato, lo avevo già precisato, che uno dei soggetti di Gladio operativi a Reggio Calabria, Russo Letterio, era stato per anni dipendente della Intercontinentale Assicurazioni. Da quella nota della Guardia di Finanza si rileva che nel mese di novembre del 1989 perveniva a questo comando un appunto informativo secondo il quale Ligato Ludovico faceva parte di un'organizzazione criminale interessata al traffico di armi, droghe e preziosi. In detta organizzazione farebbero parte i noti Cutolo, Raffaele e Libri Domenico ed alcuni insospettabili. È stato poi riferito che è stata rilevata l'esistenza di una società Algimec con titolare dove era rappresentante il figlio di Ludovico Di Gato, Enrico, che era interessata alla commercializzazione di pistole Glock, la stessa pistola che sarebbe stata utilizzata per uccidere il padre. Riferisce la Guardia di Finanza. Poiché il fatturato dell'UCEA per conto di Agimec, in base alla documentazione esaminata, risulta di modestissima entità e sicuramente non tarda giustificazione l'interesse del Ligato Enrico ad uso a cifre di altra consistenza, nasceva il sospetto che il rapporto tra l'UCEA e Agimec celasse attività di altro genere. Venivano pertanto approfondite le indagini su Agimec. Le prime risultanze consentivano di accertare che il volume di affari dichiarato dalla suddetta società non era tale da assicurare un credito elevato in rapporto al capitale presumibilmente investito e che è particolare curioso, l'arma utilizzata per uccidere il Ligato Ludovico, la pistola Glock 17, veniva importata e commercializzata in Italia proprio dalla Algimec. Amministratore della società risultava tale Lefebvre Laura, subentrata in data 31-10-89, a Lefebvre Cristina,
nata a Milano il 3-10-62. Quest'ultima si è suicidata in data 7-9-89 e la sua morte, unitamente a quella del colonnello Schiavo, ex addetto militare presso l'ambasciata italiana a Baghdad, suicidatosi il giorno precedente, è stata messa da alcuni organi di stampa in relazione allo scandalo della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro, le cui lettere di credito sarebbero state servite per coprire delle forniture non autorizzate di materiale bellico all'Iraq, nel periodo in cui detto Stato era in guerra con l'Iran. Quindi sintetizzo. Vengono fatti approfondimenti sulla Algimec, una società dove operava il figlio di Ludovico Ligato. Da questi approfondimenti la Guardia di Finanza evidenzia che l'arma utilizzata è una Glock 17. Nel precedente deposizione ho riferito che non è da escludere che l'arma possa non essere una Glock 17, ma un altro modello di Glock che spara a raffica. Ma ciò non cambia nulla. La Guardia di Finanza dice che qui in questa società veniva gestita da due soggetti che si uccidono tutti e due a distanza di un giorno, e che lascia, in base a tutta l'elencazione di tutti i suicidi che ho elencato in queste deposizioni, anche questo è un altro elemento distonico. Andando avanti, continua la Guardia di Finanza. Quanto innanzi, unitamente all'informazione secondo le quali il Ligato era coinvolto in un traffico internazionale di armi e che tale illecita attività potesse essere all'origine del suo omicidio, spingeva questo comando ad approfondire le indagini in tale direzione. Vi era un altro fatto di particolare rilievo: il ritrovamento presso lo studio Ludovisi della Primavera Assicurazione, il cui amministratore unico è Cafari Vincenzo, della fotocopia di una promissory note emessa il 22-7-1982 dal governo della Repubblica di Haiti all'ordine della Zubaydi Trading Company di Beirut per importo di 60 milioni di dollari USA. Il Cafari, di cui si è già detto innanzi, era legato da strettissimi vincoli di amicizia con Ligato Ludovico ed era in rapporto con esponenti di rilievo della criminalità organizzata del Reggino. L'originale della promissory note, rinvenuta in fotocopia nello studio di Cafari, è stato importato in Italia dall'avvocato Revoldini, nato a Lussemburgo il 30-10-1950. Da accertamenti effettuati è emerso che Revoldini Carlo era all'epoca degli accertamenti inquisito in Lussemburgo per ricettazione e riciclaggio di denaro proveniente da traffico di stupefacenti. Andando avanti, la Zubaydi Trading Company, beneficiata della promissory note, fa capo ad Hassan Zubaydi, finanziere di origine palestinese e consigliere economico del governo siriano vicino all'Olp di Yasser Arafat. Zubaydi fu coinvolto nell'inchiesta relativa al sequestro di armi pesanti effettuato a Bari nel 1987 sulla nave Bonsani One, ed era anche il beneficiario della promissory note sequestrata nel 1987 a Pontechiasso all'avvocato Giuseppe Lutis. In quell'occasione vennero rinvenute promissory notes per 3 milioni di dollari USA e fotocopie per altri 19 milioni di dollari emesse dal Ministero della Difesa indonesiano ed una delega per la negoziazione dei titoli di credito sul mercato internazionale a favore dello stesso Lutis. È da notare che Lupis, penalista di Salerno, è anche avvocato di fiducia di Cafari Vincenzo. Qui tutto quello che ho documentato fino a questo momento è stato documentato semplicemente per spiegare che nel momento in cui Annunziato Romeo fa riferimento a Lupis come soggetto di riferimento dell'organizzazione, come professionista che in grado di muoversi, effettivamente da altri procedimenti penali escono dei contesti che non solo riguardano l'attualizzazione di quelle dichiarazioni, ma attualizzano quello che è l'ambito complessivo in cui noi stiamo procedendo all'interno di questa indagine. In quel contesto avevo poi fatto riferimento ad Aldo Anghessa, persona che sarebbe stata coinvolta nella questione della nave Bonsani One.
All'interno del procedimento penale numero 2566-98 RGNR nei confronti di Ciogelli più 13, la richiesta di archiviazione di sistemi criminali. Al capitolo 5 vengono trattati i collaboratori pugliesi e le dichiarazioni di Gianfranco Amodeo. Viene indicato Gianfranco Amodeo, già esponente di spicco della criminalità organizzata pugliese, nell'interrogatorio al PM di Palermo del 13 novembre 1997, ha dichiarato che ben prima della stagione stragista 92-93 il fratello Claudio era stato avvicinato dal noto faccendiere Aldo Anghessa, il quale aveva cercato di indurlo ad impegnare anche la sua organizzazione nella strategia stragista già programmata, dicendogli: o accelerate i tempi o ne sarete coinvolti tutti. Secondo Modeo, analoghi messaggi erano pervenuti ai capi di Cosa Nostra, che avevano aderito a tali sollecitazioni. Risentito più dettagliatamente il 18 settembre 98, dichiarava che già nel 1984 i catanesi avrebbero voluto attuare una strategia di attentati per reagire al dirigimento carcerario, ma il veto dei palermitani ne impedì l'esecuzione. Analoga strategia viene proposta al fratello Claudio nel 1991 da Aldo Anghessa, nella quarta sezione del carcere di Bari. Anghessa disse a Claudio Amodeo che la situazione si stava mettendo male, che bisognava reagire, che stava crollando tutto il vecchio sistema, anche politico, che aveva agevolato la criminalità organizzata, che per salvare questa situazione occorreva mettere in atto una strategia di attentati indiscriminata, che i palermitani avevano già accennato questa proposta che gli era stata fatta dai Ciogelli, il quale era appositamente andato a Palermo. Il Modeo ha dichiarato però di non aver aderito alla proposta, tanto che fece sapere al fratello che bisognava lasciare perdere l'Anghessa. Egli ha comunque aggiunto che successivamente ebbe conferma a Danino Madonia della proposta di Anghessa e di avere poi saputo che Aldo Anghessa aveva cercato di contattare altri esponenti della criminalità organizzata pugliese e che analoga richiesta era stata fatta anche ai calabresi. Quindi Romeo non parla di Anghessa, però Romeo parla di Lupis. Lupis è la persona che è interessata, che è coinvolta nella situazione di queste promissory note della Zubaydi. Zubaydi è la persona che è interessata alla vicenda della Bonstani One. Aldo Anghessa è la persona interessata alla Bonstani One ed è il destinatario di una serie di confidenze riguardante il progetto stragista all'interno della questione del separatismo. Ricordo soltanto che già in precedenza avevo fatto riferimento a quelle che erano le dichiarazioni che sono state rese dal vicepresidente della Lega, che era stato indicato e invitato dal capo dello IOR ad interessarsi alla vicenda delle leghe. Mi sto riferendo ad Antonio D'Andrea. Con riferimento sempre a Vincenzo Cafari, per far comprendere quella che era l'entità dei rapporti, la Commissione parlamentare antimafia, con relazione del 20 gennaio 2006 alla pagina 46, avrebbe fatto riferimento a una serie di intercettazioni intercorse tra il Cafari e Giuseppe Panzera. Giuseppe Panzera è un medico che è il genero di Peppe Morabito, inteso Peppe Tira Dritto. In questo contesto era emersa l'opportunità di far trasferire un questore per ricevere l'incarico di dirigente dell'Ufficio Vaticano della Polizia di Stato. Un altro passaggio di Romeo riguardava un sacerdote. Ho spiegato che Ferruzzano è il paese limitante con Brancaleone, dove era stato parroco Don Coca, Franco Mondellini. Franco Mondellini era stato arrestato a Bogotà nel 1991 con 4 kg di cocaina custodita all'interno di una statua della Madonna.
Romeo aveva però poi fatto un altro link facendo riferimento a un sacerdote che si trovava a Torino. Ebbene, utilizzo le fonti aperte semplicemente per poter dare un riscontro che è di semplice ricognizione da altri contesti. Recentemente, nel mese di maggio, è stato arrestato Rocco Morabito. Da un recente articolo di Stampa Libera, dove c'è scritto «Il boss Rocco Morabito, la Santa Alleanza Africo-Barcellona e gli interessi a Messina», è riportato. Il clan di Pasquale Morabito ha esteso i suoi rapporti anche in vaste aree del Piemonte e della Liguria, cogestendo stupefacenti, toto nero, bische clandestine, usure e estorsioni. A Torino, l'affiliato Cesare Porrifroni ha avuto l'onore di ospitare un'avvenente signorina colombiana. Ed ancora, con la Colombia, i Morabito Mollica hanno aperto un inesauribile canale di rifornimento di coca, intermediari il narcos Julio Jimenez e l'ex parroco di Brancaleone, Franco Mondellini, importante esponente internazionale dell'Ordine dei Cavalieri di Malta. Continua l'articolo. Marino Pulito ha ammesso i suoi rapporti con Licio Gello, finalizzati al tentativo di aggiustare il processo in cui erano imputati i suoi capi, i fratelli Modeo di Taranto, in cambio di un concreto appoggio elettorale se l'ex venerabile si fosse candidato alle elezioni politiche nei collegi del Mezzogiorno d'Italia. Quindi ho utilizzato una fonte aperta di certa attendibilità esclusivamente per documentare come il rimando a Torino, il rimando a un sacerdote che era interessato ai traffici di cocaina con la Colombia, collimi con quelle che sono le risultanze a carico di Franco Mondellini. Franco Mondellini poi si trasferì presso l'abbazia di Langhirano a Parma, dove io personalmente, che stavo alla Criminal, poi feci una perquisizione all'interno della celletta dell'abbazia. Andando adesso avanti, avevo fatto riferimento a quelle che erano le risultanze prodotte negli anni 70 da un commissario di polizia che era il dirigente del commissariato di Alcamo, il vicequestore Peri. Questi aveva redatto un articolato rapporto giudiziario mettendo assieme una serie di fatti che riguardavano l'omicidio di più alti magistrati e una serie di attentati che lui avrebbe ricondotto sempre allo stesso disegno di estrema destra e di collegamenti anche con le istituzioni deviate. E in questo contesto è stato fatto richiamo a un collegamento esistente tra organizzazioni mafiose, le varie anonime sequestre e i movimenti politici di estrema destra che da rapine e sequestri traggono le più cospicue fonti di finanziamento, aveva scritto testualmente Peri. Francesco Delfino sarebbe stato al centro di un'inchiesta giudiziaria che avrebbe determinato una sua condanna per altri fatti. Il 17 giugno del 1997 veniva sequestrato a Manerbio l'imprenditore del tessile Giuseppe Soffiantini. In questo contesto sarebbe stato colpito da ordinanza di custodia cautelare per concorso in concussione il generale Francesco Delfino, destinatario di 1 miliardo di vecchie lire. Delfino sarebbe stato poi condannato definitivamente per reato di truffa aggravata. Ora, in una vecchia indagine sulla strage di Piazza della Loggia, si troverà un riferimento ad Ombretta Giacomazzi. Ombretta Giacomazzi sarebbe stata la nuora di Soffiantini. Leggo anche qui degli spunti delle fonti aperte che però rimandano a quelli che sono i contenuti delle inchieste giudiziarie. Scrive nell'aprile del 1998 La Repubblica. Indagò sulla suora del rapito. C'è un legame insospettabile tra la famiglia Soffiantini e il generale Francesco Delfino.
Quest'ultimo conosceva fin dal 75 Ombretta Giacomazzi, l'attuale moglie del primogenito dell'imprenditore, Carlo Soffiantini. Ombretta, minorenne all'epoca, fu accusata di reticenza per la strage di Piazza della Loggia a Brescia e l'allora capitano Delfino, incaricato alle indagini e poi coinvolto come possibile listatore, nel stato prosciolto almeno sinora, la mise sotto indagine. La ragazza era la figlia dei titolari della pizza Ariston, frequentata da un gruppo di neofascisti sospettati di aver sistemato la bomba. Buzzi venne condannato in primo grado per le stragi e poi nell'81, mentre attendeva il processo di appello, viene ammazzato in carcere dai camerati Pierluigi Concutelli e Mario Cututi. Un altro più recente documento del 16 ottobre del 2009, Brescia Oggi, riporta: in aula è stato ricordato, era impossibile ignorare la cosa nonostante le rimostranze della difesa, che l'ex generale è stato condannato per truffa per il suo intervento nel sequestro di Giuseppe Soffiantini. Mio padre, ha ricordato Giordano Soffiantini, non aveva avuto una buona impressione di Delfino, perché quando era capitano di Verola Nuova e gli chiese un favore per un amico, l'allora capitano gli chiese in cambio un Rolex. Ai tempi del sequestro il generale chiese 1 miliardo di lire per muovere alcuni intermediari. Non mi fidavo e fotocopiai tutte le banconote. Parte dei soldi vennero trovati in possesso di Delfino. Ancora, alcuni anni fa, ha ricordato Giordano Soffiantini, mia cognata Ombretta raccontò in famiglia che era stata coinvolta nell'inchiesta per la strage di Piazza della Loggia, perché conosceva alcune delle persone che erano state implicate, persone che frequentavano il locale dei suoi genitori. Ricordo anche che Ombretta disse che era stata indotta a testimoniare il falso dal capitano Delfino, ha precisato Giordano Soffiantini, ma non ho mai saputo cosa abbia dichiarato, né cosa sapesse. Ancora, articolo del giorno del 13 ottobre 2009. Io non sono sporca. Lui è sporco. Ombretta Giacomazzi è seduta davanti alla Corte di Assise di Brescia. Sta parlando dell'allora capitano dei Carabinieri Francesco Delfino. E le sue parole pesano come un macigno. Aveva 17 anni quando venne arrestata nel 75 per falsa testimonianza sulle prime indagini della strage di Piazza della Loggia. È venuto un anno prima. Ieri, nel sesto processo per l'eccidio, ha raccontato degli interrogatori in carcere a Venezia nei giorni terribili in cui Delfino, oggi uno dei 5 imputati nel processo della strage, diceva: se non parli ti accuseranno di concorso in strage anziché di falsa testimonianza. Alla fine, conclude la donna, dice: non ha più paura del capitano, allora sentivo che aveva un potere fortissimo. Conclusa la parte. Prego. Ci fermiamo qua 5 minuti. Allora, avevo fatto riferimento a quelli che erano... Un po' più forte, cortesemente. Avevo fatto riferimento a quelli che erano i prodromi dell'omicidio Mormile. L'omicidio Mormile è avvenuto l'11 aprile del 1990 e ho fatto riferimento al fatto che nell'agosto dell'anno antecedente ci sarebbe stato un incontro a Parma tra Domenico Papalia e Vittorio Canale. Nel corso del precedente processo Foschini aveva dichiarato che l'omicidio Mormile sarebbe venuto in un contesto particolare. L'operatore si sarebbe accorto delle uscite premio di Domenico Papalia facendo dei rapporti negativi al tribunale di sorveglianza e per zittirlo Antonio Schettini e Diego Rosmini sarebbero andati a offrirgli 30 milioni per chiudere questa storia, ma lui si rifiutò e aggiunse: io non sono dei servizi. Foschini aveva aggiunto: con queste parole si è decretata ancora di più la morte, perché sapeva dei servizi segreti. Papalia precisò che bisognava parlare con i servizi, visto che non si doveva sospettare di loro. Ne seguì che Antonio Papalia, come ci disse, parlò con i servizi che, dando il nulla osta all'omicidio Mormile, si raccomandarono di rivendicarlo con una sigla terroristica che loro stessi indicarono. È una sigla Falange Armata, abbiamo già detto più volte, che avrebbe trovato riscontro poi in tutti gli anni a venire nel contesto stragista
che avrebbe visto poi un partner ancora più articolato, quello di Cosa Nostra, come già è emerso dalle dichiarazioni sia di Filippo Malvagna che di Maurizio Avola. Il 16 agosto del 1989 Domenico Paperia veniva controllato a Parma dall'ordine questura presso l'albergo Milano, dove aveva preso alloggio in occasione di un permesso premio ottenuto dalla Cassa Circondariale di Milano Opera. Faccio un altro richiamo temporale. 16 agosto 1989 abbiamo l'incontro di Domenico Paperia e di Vittorio Canale a Parma. 26 gennaio 1990 c'è la presenza di Vincenzo Ricausi a Reggio Calabria, due giorni prima della nascita della Lega Sud Italia. Subito dopo, il 2 febbraio del 1990, viene ucciso a Roma Renatino De Pedis, esponente di spicco della Magliana. 11 aprile 1990, omicidio Formile. Quindi, a cavallo tra il 16 agosto 89 e l'11 aprile del 1990, vanno inseriti altri due elementi di particolare significatività: la presenza a Reggio Calabria di Vincenzo Ricausi e l'omicidio, da lì a una settimana, di Renatino De Pedis a Roma. Ho già spiegato più volte quelli che erano i collegamenti esistenti tra il gruppo degli esponenti vertice dell'Andrangheta con gli esponenti di vertice della banda della Magliana, non ultimo la dichiarazione che viene fatta a Maurizio Abbadino nel momento in cui Urbani gli riferisce che Domenico Paperia era un soggetto di rilievo da prendere in considerazione e con cui mettersi a disposizione. Tornando al controllo a Parma, Paperia aveva dichiarato di doversi incontrare con il pregiudicato Canale Antonio Vittorio, il quale ultimo, a seguito di un controllo della scuola mobile del luogo, veniva trovato in possesso della somma di 22 milioni di lire in contanti e di circa 80 milioni in assegni. Avevo già parlato di Pasquale Nucera, che si sarebbe recato poi nel 93 a Nizza presso l'hotel della convivente di Vittorio Canale, l'hotel Le Panoramique di Remai Emanuela. Avevo parlato della progettualità riguardante Totò Riina per la fuga dal carcere. Una delle persone che avrebbero poi ucciso Mormile e che avrebbero offerto i soldi a questi per tenere la bocca chiusa, nel 1996 avrebbe reso dichiarazioni a me e al dottor Blasco quando lavoravamo presso la Criminal Pol Calabria. Leggo soltanto le parti che saranno oggetto di riscontro nel corso della deposizione. Questo l'ho vissuto personalmente. Abbiamo la storia della Falange Armata. Falange Armata è una creatura dell'Andrangheta per sopperire. È stata creata proprio per sopperire alla mancanza, diciamo, degli approvvigionamenti derivanti dai sequestri di persona. C'è un momento che sono stati vietati tassativamente di fare i sequestri di persona in Calabria. Viene dato questo veto tassativo di non compiere più sequestri di persona, principalmente nella zona di Platina, Tile, San Luca e via dicendo. Infatti c'è un sequestro di ieri no, che mi sembra aveva fatto contro ordine, ed è venuta fuori una mezza guerra. Di questi pagamenti non sempre sono stati effettuati dalle famiglie, era lo Stato che pagava. Nei riscatti, una buona parte venivano divisi, i riscatti da 1 miliardo, i sequestratori prendevano 500, gli altri 500 li prendevano questi apparati che servivano per finanziare altre attività. Venuto meno questo, bisognava creare qualcosa, un diversivo dove attingere dei fondi. Con la nascita della Falange Armata è nata proprio dall'omicidio Mormile. Questa mancanza di introiti, che però c'è tutta una serie di costellazioni dietro, dopo c'è tutta una serie di apparati dello Stato che si muovono per causa di questa sigla che è venuta fuori, quindi abbiamo sovvenzioni, finanziamenti, abbiamo instaurazione di nuovi gruppi di lavoro, nuovi settori da incanalare. Quindi ho anticipato, mi avrei letto soltanto la parte che sarebbe stato oggetto di riscontro adesso. Tornando adesso all'incontro di Parma,
Pavaria era arrivato a Parma proveniente dalla Calabria come passeggero di una vettura Mercedes 300 condotta da canale Antonio Vittorio. Aveva riferito di aver cenato con questi e con una certa Lovaglio Anna Maria e che successivamente il canale aveva proseguito da solo il viaggio in direzione Genova. Nel corso del soggiorno presso l'hotel Milano, Pavaria aveva effettuato dalla struttura ricettiva più telefonate, tra cui una intorno alle 23.30, terminata alle 6.55 del giorno successivo, per complessivi 750 scatti. La sera del 15 agosto, Pavaria e Canale avevano incontrato in una pizzeria, a seguito di espresso invito, la Lovaglio Anna Maria, vigilatrice presso il carcere di Parma, nella circostanza accompagnata dal proprio marito. Dalle dichiarazioni rese dalla Lovaglio è emerso un rapporto di particolare amicizia tra il Pavaria e la sorella della donna, Lovaglio Linda, che scorsa volta aveva riferito di rapporti esistenti fuori dal carcere con il Pavaria e di frequentazioni dello stesso con personale medico del carcere di Parma, poi indicati da un'altra testimonia in tali dottore Mercatini e Agostini. Ancora attraverso Lovaglio Linda, Pavaria era entrato in contatto con il fidanzato della donna, Morgia Gianluigi, programmista e regista presso la RAI di Milano. I due, Lovaglio e Morgia, si erano recati nei giorni immediatamente antecedenti al controllo nella zona di Platì, prendendo alloggio presso l'Eurotel di Ardore, al fine di effettuare un reportage sul caso giudiziario del Pavaria. Recandosi poi a Platì, a casa di questi, il 12 agosto per intervistare Pavaria ed altri congiunti e compaesani, al fine di realizzare uno speciale sul caso giudiziario che vedeva coinvolto il Pavaria Domenico per l'omicidio di Antonio D'Agostino. Un'iniziativa mediatica che sarebbe stata prodromica al processo di revisione di quella condanna. Il 16 agosto Canale Vittorio è stato segnalato dal portiere dell'albergo alla polizia allorquando, dopo aver chiesto la reception di Pavaria, si stava allontanando. Fermato da un equipaggio dell'ufficio volanti, l'uomo veniva controllato, veniva trovato in possesso di 22 milioni di lire, selezionati in quattro fascette di banconote di vario importo, nonché una serie di assegni per un importo complessivo di 86 milioni di lire. Denaro e titoli erano occultati all'interno di un cofanetto di pronto soccorso. Canale Scusso aveva negato di aver accompagnato Pavaria a Parma dalla Calabria, nonché di essere stato in compagnia di questi la sera del 15 agosto. Detta vicenda trova compendio anche in una vecchia informativa della Criminalpol all'interno dell'operazione Inizia, di cui ho fatto cenno precedentemente, di cui parlerò ulteriormente. Quindi, in estrema sintesi, sei mesi prima dell'omicidio, Pavaria si trova sulla Rocride assieme a una donna, che è la sorella di una vigilatrice del carcere di Parma. In compagnia di questa donna c'è il fidanzato, che è un programmista regista della RAI di Milano. Organizzano un reportage per la revisione del processo che riguardava la condanna per l'omicidio di Antonio D'Agostino del Pavaria. Da lì partono in macchina Pavaria e Canale, con la Mercedes condotta da Canale. Cenano con la sorella della Lovaglio, quindi con la vigilatrice, e con il marito di questa. Emerge dalle dichiarazioni di più persone la volontà da parte di Canale di omissare quella che era la sua reale presenza a Parma. Vengono trovati, occultati all'interno di una valigetta di pronto soccorso, 22 milioni in contanti, in fascette, e altri 86 milioni in assegni. Foschini dichiarerà che per l'omicidio di Mormile, che è avvenuto il 1 aprile del 90, quindi stiamo parlando di non 20 anni dopo, ma agosto-aprile, sarebbero stati offerti 30 milioni di lire e lui avrebbe rifiutato dicendo: io non sono dei servizi. Per quanto riguarda il riferimento alla revisione del processo che poi sarebbe avvenuto, aveva riguardato l'omicidio di Antonio D'Agostino.
Nella circostanza Papalia si trovava in compagnia di D'Agostino, questo era stato attinto da più colpi d'arma da fuoco e poi era morto. Antonio D'Agostino era un esponente di rilievo della criminalità reggina operante a Roma ed era una persona che aveva rapporti diretti e personali con il giudice Occorsi. Aveva fatto una serie di confidenze a un collaboratore di giustizia, Cesare Polifroni, il quale aveva poi spiegato l'entità dei rapporti di Antonio D'Agostino con il giudice Occorsio, aveva parlato di una serie di collegamenti della criminalità con agenti dei servizi libici che si recavano a Roma e a un certo punto che sarebbe stato necessario eliminare Occorsio, al quale venivano date una serie di informazioni. Quindi Schettini, di cui ho detto prima, che era uno dei componenti del comando per omicidio per uccidere Umberto Mormile, è la persona che dichiarerà che Falange Armata è una struttura che è stata realizzata da una sorta di partenariato tra l'Andrangheta e i servizi segreti per dare una forma diversa a determinate rivendicazioni e spiegando che si sarebbe dovuto trovare una formula diversa per poter ricevere dei soldi che i servizi deviati ricevevano attraverso una quota parte dei sequestri di persona. Da qui facendo riferimento al sequestro di Roberta Chidini, o meglio, facendo riferimento a un sequestro degli Ierinò che da ritenersi individuabile nel sequestro di Roberta Chidini. Immediatamente prima del sequestro di Roberta Chidini si era tenuta la riunione plenaria a Polsi, dove erano presenti, ho detto, anche Amedeo Matacena e l'avvocato Giovanni Di Stefano. Amedeo Matacena, che è la persona che farà poi l'interrogazione parlamentare proprio sui fondi neri dei servizi utilizzati per quel sequestro di persona. Giovanni Di Stefano avrebbe successivamente reso un'approfondita intervista per Rai 1 nel 2008, dichiarando di essere stato in Iraq e più precisamente a Baghdad, quale emissario del governo iracheno per ragioni commerciali correlate alla linea aerea Iraq Airways, dove nel marzo del 1998, mentre si trovava in compagnia del figlio dell'ex presidente jugoslavo Bojanovic, avrebbe incontrato in una cerimonia ufficiale anche Osama Bin Laden. L'evoluzione del procedimento che riguardava Roberta Chidini avrebbe visto poi un ammanco di una parte del riscatto e l'eliminazione plateale di Vincenzo Mazzaferro il 14 gennaio del 1993. Quanto fino a qui premesso sarà oggetto di esposizione di Femia Nicola. Femia Nicola era una persona molto vicina a Vincenzo Mazzaferro, che ha reso una serie di dichiarazioni che sono state oggetto di puntuale riscontro da parte del ROS dei Carabinieri, anche in relazione al sequestro di Roberta Chidini. In estrema sintesi, mentre sono cose che io leggo sulle carte, ma sono cose che ho vissuto in prima persona perché ho lavorato al sequestro di Roberta Chidini. Durante il sequestro di Roberta Chidini, ad un certo punto emerge la figura di Mazzaferro. Emerge la figura di Vincenzo Mazzaferro perché nel corso di uno dei tanti posti di blocco che stavamo facendo viene data una nota via radio con cui viene fermata questa persona che dice di essere un recluso che era appena uscito in permesso e che doveva fare un lavoro per conto del dottore Vincenzo Speranza,
che era il dirigente della struttura a cui mi appoggiavo io, era il dirigente della squadra mobile, io stavo alla Crimina, un po' lui coordinava l'attività. Quindi quello è il momento in cui noi ufficiosamente, appartenenti alle forze dell'ordine, veniamo a conoscenza di questa attività. Da un punto di vista documentale, quelli che sono stati i riscontri da parte dell'Arma dei Carabinieri e anche dalle stesse dichiarazioni dello stesso Speranza, si rileva che effettivamente il Mazzaferro sia stato oggetto di una serie di permessi carcerari immediatamente dopo il sequestro della Ghirini e che abbia collaborato per arrivare alla risoluzione del processo del sequestro. Ma in questo contesto emerge la relazione di servizio di un appartenente all'Arma dei Carabinieri che riferirà del contenuto di uno sfogo fatto dei congiunti di Mazzaferro, ove viene indicato che Vincenzo Mazzaferro era stato oggetto di visita in carcere da parte dei servizi segreti assieme all'avvocato Sandro Furfaro. Quindi questo è un elemento che riscontra per un verso anche quelle che sono le dinamiche riguardanti la presenza dei servizi segreti all'interno delle strutture carcerarie senza che ciò sia stato mai riscontrato, o meglio, noi lo abbiamo riscontrato per alcuni versi. Anche Femia, così come come Schettini, farà riferimento al fatto che delle strutture dei servizi avrebbero mangiato con i sequestri, dicendo espressamente i servizi ci mangiano con i sequestri. Non mi soffermo su quelli che sono i riscontri dei carabinieri che effettivamente in modo analitico riscontrano che effettivamente tutto il dichiarato di Femia su quella che è stata la vicenda della collaborazione di Vincenzo Mazzaferro in relazione al sequestro mitico sia stato analiticamente riscontrato. Se necessario lo produco, altrimenti non credo sia, diciamo, cartolare. La cosa interessante è la relazione di polizia giudiziaria redatta dal carabiniere genovese Massimiliano, il quale riferisce di aver ascoltato, mentre svolgeva servizio di piantonamento in ospedale, un colloquio tra Aquino Nicola Rocco e Mazzaferro Francesco, fratello di Mazzaferro Vincenzo, nel quale quest'ultimo riferiva la seguente frase: «Questo infame di Furfaro, lui sì che è implicato nell'omicidio di mio fratello, lui sa chi è stato lui ad andare in carcere a trovare mio fratello con quello dei servizi per fare da intermediario con Vittorio Ierinò. È discusso di dare 500 milioni per la liberazione della Ghirini, di cui una parte se l'è presa poi l'avvocato Furfaro e la rimanente gli Ierinò». Speranza poi ammetterà di aver contattato il Mazzaferro presso il centro clinico carcerario di Rebibbia, in quanto lo Speranza l'aveva pregato di fare ciò per il buon esito del sequestro Ghirini. Poi tutta l'attività giudiziaria sarebbe stata curata dall'autorità giudiziaria di Brescia, che aveva competenza territoriale, dove si era consumato il sequestro. Da altri atti di indagine emergono poi dei commenti fatti da interlocutori che venivano ascoltati per altre esigenze investigative, che riguardavano il dottor Vincenzo Speranza. E a un certo punto viene fatto riferimento al fatto che Speranza era stato nominato da Scopelli di commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Calabria. Viene poi fatto riferimento a
un soggetto che era l'autista di Vincenzo Mazzaferro, che era stato in pratica l'anello di collegamento tra Mazzaferro e i servizi segreti, facendo riferimento al fatto che la persona dei servizi che si sarebbe raccordata era il maresciallo Spanò. Il maresciallo Spanò Francesco è un sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri che era stato in servizio sulla Locride, poi trasferito alla direzione investigativa antimafia all'atto della sua costituzione, nel periodo in cui poi Vittorio Ierinò sarebbe sfuggito per alcuni giorni dal luogo in cui veniva protetto, e poi trasferito per le esigenze dell'ora SISDE. Senza soffermarmi ancora sulla vicenda in questo contesto del sequestro Chidini, arrivo al protocollo Farfalla. Il protocollo Farfalla è un protocollo che interviene nell'anno 2004 con la direzione del DAP da parte del dottor Tinebra e con il generale Mori come direttore del SISDE. Questo protocollo in pratica bypassa quella che è la normativa in materia di colloquio investigativo previsto dal codice di rito e prevedeva la possibilità che ci potesse essere questo rapporto di osmosi tra strutture dell'amministrazione carceraria e personale dei servizi di informazione per favorire dei colloqui investigativi. Quindi in teoria dal 2004 in poi questi colloqui investigativi, anche se non previsti dal codice, ma previsti da una sorta di accordo tra le parti, avrebbero dovuto essere quantomeno registrati e tracciati all'interno dei servizi, dei registri. Ciò che interessa a noi è capire cosa succede quantomeno prima, e siamo stati in grado di documentare che questo genere di protocollo, che non si chiamava Farfalla, avrà avuto un altro nome di fantasia, era di fatto vigente. Partiamo dal presupposto che nel 1990 Mormile viene ucciso perché aveva notato la presenza dei servizi in carcere. Partiamo dal presupposto che il capo del CESIS a un certo punto chiederà al generale Federici come mai il SISMI sta andando in carcere, nel periodo in cui aveva disvelato l'elenco dei 16 che secondo lui sarebbero stati intranei al contesto della falange armata. Quindi comprendere se in questo periodo ci fossero stati dei colloqui in carcere. Rileveremo anche che in relazione alla vicenda Gioè alcuni operatori carcerari diranno che effettivamente andavano i servizi in carcere, ma con un escamotage non venivano annotati i registri e quindi non hanno lasciato tracce. Ciò non di meno ne abbiamo trovate diverse. Ho detto prima della relazione del carabiniere genovese in cui faceva riferimento al fatto che i servizi segreti erano andati in carcere a trovare Vincenzo Mazzaferro assieme all'avvocato Fulfaro. Il riscontro dell'arma dei carabinieri è questo, scrive il Rosso: non è stato possibile reperire i nominativi dei legali che avevano eventualmente collocato con il detenuto Mazzaferro Vincenzo. Non è stato poi possibile, non sono stati rilevati dal Rosso colloqui carcerari tra Mazzaferro e soggetti istituzionali nel periodo di interesse. Quindi si tratta di colloqui non tracciati, oppure Genovese ha fatto una relazione di fantasia. Sul tema, nel corso delle indagini, noi abbiamo sentito anche il direttore del carcere di Re Bibbia nel periodo in cui c'è stato il suicidio di Antonino Gioè, Massimo De Pascalis.
senza riportare le dichiarazioni rese, rese dal, dal direttore, emerge in buona sostanza che sicuramente prima dell'entrata in vigore della legge 356 del 1992 che avrebbe disciplinato i colloqui investigativi, era possibile, anche se non, non sempre accertabile, che i servizi di sicurezza potessero entrare in più strutture carcerarie, una delle quali sicuramente è riferita all'accesso presso il carcere di Ascoli Piceno in relazione alla vicenda di Raffaele Cutolo. Vicenda che peraltro era emersa anche in relazione al, al sequestro dell'assessore regionale democristiano Cirillo, che era stato rapito il 27 aprile del 1981, e dove poi si sarebbe svolta una trattativa con le Brigate Rosse attraverso i servizi segreti all'interno delle strutture carcerarie. Da uno dei degli operatori carcerari che erano di servizio invece la notte in cui Gioè si sarebbe tolto la vita, è emerso chiaramente che Gioè avesse intendimento di collaborare, che avesse scritto più missive chiedendo, sollevando l'attenzione per poter essere avvicinato, e che venisse utilizzato questo escamotage. Solitamente il detenuto veniva accompagnato alla sala colloqui dove, secondo accordi diretti che passavano dalla direzione o dal capo delle guardie, beh, passando noi addetti alla vigilanza, il detenuto teneva gli incontri riservati con le forze dell'ordine o con i servizi senza che sui registri venisse notata alcuna precisione, precisazione, quindi senza lasciare traccia dell'avvenuto incontro. Qui stiamo parlando ancora di ciò che noi apprendiamo indirettamente attraverso gli operatori interessati o comunque gli attori che potevano conoscere le vicende. Più avanti troveremo i documenti con cui ciò è avvenuto. Ma già nel 1978, ai tempi del sequestro Moro, era emerso che un politico dovesse incontrare delle persone in carcere per poter avviare delle trattative sul sequestro. Mi sto riferendo a Benito Gazzora. Benito Gazzora e Sereno Freato in quel contesto avevano avuto delle interlocuzioni telefoniche facendo riferimento a una fotografia che era stata scattata il 16 di marzo con un soggetto calabrese che interessava a loro. Poi si sarebbe appreso soltanto dopo non so quanti anni che il soggetto interessato era Antonio Nirta, secondo poi quello che è emerso dai tanti atti di inchiesta. E in quel contesto Benito Gazzora doveva incontrare in carcere esponenti della famiglia Varone della Diana per poter trovare una finestra d'accesso al sequestro per poter arrivare a una risoluzione. In questo contesto era stato dichiarato dal Cazzora: ricordo con certezza che il nome del detenuto che io sono andato a trovare a Rebibbia insieme con Rocco era Salvatore. Preciso con Rocco che Rocco non fu registrato perché il colloquio doveva rimanere segreto. Quindi anche in questo caso non si tratta nel contesto di un appartenente ai servizi, ma ancora peggio di un appartenente alla criminalità organizzata che va a fare un colloquio in carcere assieme a un politico e che non viene registrato. Questo tema è stato anche esplorato da un altro collaboratore, Vincenzo Vinciguerra, il 27 marzo del 1992, che al dottore Salvini avrebbe detto: Alborghetti era a conoscenza dell'episodio e del ruolo ricoperto da entrambi i fratelli in questa vicenda e mi specificò che Antonio Varone nel carcere di Spoleto nel 79 aveva ricevuto visite da elementi dei servizi di sicurezza. Tornerò più avanti. Anzi, lo faccio subito così
poi abbiamo l'attentato al comune, se ci riusciamo, altrimenti chiudiamo. Nelle precedenti udienze ho fatto riferimento alla strage di Razzate il 1 aprile del 1987, 1977 ed un summit che si tenne identificando una serie di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata ma anche appartenenti alla politica. Tra queste persone vi era presente anche un tale Roberto Procaccini, originario di Roma. Ora noi abbiamo fatto una ricerca approfondita rilevando che da una vecchia informativa del Rosso di Roma del 16 febbraio 1995, su delega della Procura di Perugia, è precisato che si trasmette copia degli atti significativi acquisiti dalla pratica disciplinare del dottor Baldassini Giancarlo, da cui emergono colloqui non autorizzati da parte di dottor Fabbri e dottor Paoletti del SISDE con il detenuto politicizzato in carcere Giglio Domenico, dottor Paoletti con il detenuto comune Panetta Costino, maresciallo del vecchio Fausto del SISDE con detenuto comune Fasciani Carmine. E riserva di trasmettere, di rimettere agli atti significativi relativi al procedimento penale, di cui nell'ultima lettera che precede, nonché a quello relativo a Neroni Marcello, più altri, da cui si rileva la presenza del dottor Sica Vito, Chessa Idalo e Battaglini Franco, sempre del SISDE. Per quanto riguarda il riferimento a Fausto Del Vecchio sarebbe il soggetto indicato in un esposto anonimo relativo all'attentato alla Procura Generale di Reggio Calabria dell'anno 2011. Inoltre Fausto Del Vecchio era la persona che avrebbe avuto come fonte di informazione l'assistente alla Polizia di Stato Francesco Chiefari, che nell'anno 2006 aveva effettuato degli attentati al comune all'ospedale di Siderno. Fausto Del Vecchio è poi il soggetto che sarà attenzionato nel contesto dell'indagine Somalia Gate assieme a Massimo Pizza. Massimo Pizza è persona che avrebbe dichiarato di fare parte del nucleo K di Gladio. Nel dicembre del 1992 Fausto Del Vecchio viene raffigurato in delle fotografie assieme a Bruno Contrada, al magistrato Di Pietro ed altri appartenenti ai servizi di sicurezza. Andando avanti, da un altro documento, sempre del Rossi in relazione a quella delega di indagine, è specificato che in data 9 aprile 1982 dal registro d'ingresso dell'istituto si rileva l'entrata del capitano Paoletti. Come da relativa notazione, il predetto risultava accompagnato dal dottore Barbera. Come evidenziato, entrambi hanno sostenuto un colloquio presso il reparto G12 con i detenuti Abbrucciati Danilo e Procaccini Roberto. Procaccini Roberto, ripeto, è la persona che era presente al summit di Razzà del 1977. Quindi documentiamo che almeno al 2 luglio del 1981 vi sono una serie di colloqui investigativi fatti da appartenenti ai nostri servizi di informazione contra legem, di cui abbiamo trovato traccia. Aggiungo per completezza che Mario Fabbri e Giancarlo Paoletti verrebbero poi tratti in arresto in esecuzione del provvedimento cautelare numero 204/94 GIP e numero 1/94 DDA emesso in data 14/3/95 dal GIP presso il Tribunale di Perugia. In questo contesto sarebbero stati rilevati i rapporti con Danilo Abbrucciati della banda della Magliana. Io per poter andare avanti avrei bisogno di più tempo, quindi ditemi voi se ci fermiamo perché adesso qui. Comincerebbe un altro capitolo, Presidente. Allora, volevo intanto, quindi abbiamo la prossima udienza che è il 23.